Buonasera, siamo con la signora Anna Loisi. Buonasera signora. La Buonasera. signora Anna Loisi ha perso tragicamente la sorella nell'incidente ferroviario che ha devastato tante giovani vite e che ha lasciato un segno terribile nella comunità locale. Da quel momento la signora Luisi, con la quale noi di Io Ci Sono abbiamo avuto anche delle interlocuzioni proprio perché ci siamo interessati, abbiamo e continuiamo a seguire la vicenda di quel terribile incidente. Con la signora Luisi abbiamo anche seguito direttamente alcune fasi che immediatamente dopo l'incidente si sono aperte. Anche dal punto di vista processuale, perché ricordiamolo, a che punto è oggi la questione processuale, signora Luisi? Non è cambiato, per me non è cambiato niente, ancora oggi è tutto fermo, tutto a rilento, ecco. E io attendo, insomma, che almeno uscirà una sentenza e che non facciamo la fine di Viareggio, che si è prescritto, e quindi non vorrei che arriviamo alla stessa situazione di Viareggio. Tutti quanti evidentemente stiamo seguendo anche le vicende giudiziarie legate a quella strage perché di questo si è trattato, però lei in particolare, a parte il dolore di aver perso in quel tragico incidente sua Cosa mi ha sorella, detto Trino? lei ha, come dire, subito anche conseguenze psicologiche inevitabili, naturali dopo quello che è accaduto. Ma ancora oggi, in particolare, siamo qui per quello, lei ha deciso anche di compiere un gesto estremo rispetto al fatto che da qualche settimana, credo, la salma di sua sorella non si trovi più nel cimitero di Andria. Ci dica di Sì, questo. non, nel cimitero di Andria non si trova più da quando io sono andata a febbraio per recarmi, per portare due fiori a mio padre, a mia madre e a mia sorella, e ho visto che la salma di mia sorella era vuota e non mi rendevo conto che questo era successo e ho avuto subito, immediatamente, un attacco di panico. Sono andata a chiedere spiegazioni al cimitero di Andria, ma il cimitero di Andria non mi ha fatto neanche visionare il fascicolo. Ho compilato un modulo e ho chiesto spiegazione e poi subito ho chiamato i miei legali. Quindi questa vicenda ovviamente è seguita dai suoi legali, come lei afferma, avrà anche, diciamo, in questo caso un percorso che, si concluderà non sappiamo come, però sta di fatto che resta il fatto umano da parte sua di non poter ad oggi andare neppure a lasciare un fiore sulla tomba di sua sorella, perché questo è in fondo che è la motivazione per la quale lei ha annunciato da qualche giorno di aver iniziato lo sciopero della fame. Sì, a tutt'oggi io comunque non posso portare un fiore a mia sorella e ho deciso di fare lo sciopero della fame perché a un certo punto voglio la verità. Chi ha preso questa salma la deve riportare nel cimitero di famiglia, perché mia sorella deve riposare in pace anche i miei genitori, i morti non si toccano. Ripeto, Quindi poi c'è preciso. stata fatta anche una denuncia presso la procura e quindi i miei legali comunque andranno avanti a questa situazione. Questo era quello che noi volevamo sottolineare proprio, cioè da un lato un percorso che evidentemente seguirà quello della magistratura, dall'altro però ecco l'aspetto umano di una persona, cioè lei, che in questi lunghi anni di sofferenza, dopo quel trauma di aver perso in quella tragica circostanza sua sorella, di fatto oggi non ha neppure la possibilità di portare un fiore o di recitare una preghiera su quella tomba, perché Certo, al cimitero di Andria sua sorella, la salma di sua sorella, non c'è più. Noi no. cogliamo questo appello, lo rilanciamo evidentemente anche alla sensibilità pubblica, auspicando che entrambe le vicende giudiziarie, sia quella dello scontro dei treni, sia quella relativa all'ultima vicenda di cui ci ha parlato, possano concludersi
non dico nel migliore dei modi, perché davvero in questo caso quel miglior dei modi è difficile da trovare, però in modo da darle serenità. È quello che voglio, perché è vergognoso tutto quello che hanno fatto, che mi hanno portato via la salma di mia sorella. Non si può accettare. Bene, grazie signora Anna Loisi, come Grazie. associazione io ci sono, continueremo a seguire anche queste vicende drammatiche. Le auguriamo una buona serata. Grazie, buonasera.